Quest'altro, eccoci. Regini, alza il capo. Oh, buongiorno. Saluta la Si gente botta di che sole, ti ha ragazzi. Ci abbiamo. cercato. Ecco, andiamo avanti. Vabbè, ma va bene anche così. Dai, anche con un po' di sole in faccia, eh? Sole in faccia, vento in poppa, Vento eh? in poppa, siamo anche su Instagram questa mattina, collegati dal Beach Bar, dove Tania ci invercherà la sigla. Tania, hai perso un po'. Come Una volta va questo intervenivi, pelo? la sigla. Adesso niente, 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 dai, vabbè, niente, nulla, non nulla, fare il culo. deve riprendere un attimino, deve Cazzi, capito? prendere rodaggio. Buongiorno Massimo, buongiorno Paragonista, Buongiorno, deve beautiful. prendere Buongiorno rodaggio. anche a voi, qua da Instagram. Allora, deve prendere un pochettino di rodaggio, però ce la faremo, dai. Allora, ieri abbiamo fatto la diretta con Marco Landi da Roma, Andrà tutto bene, andrà tutto e bene. l'avevamo detto, effettivamente, no, è entrato nella storia. Porta le banaste, la gente, qualcuno ci ha fatto, giustamente gli storici ci hanno fatto i puntini sulle i, cioè guarda, non è il primo Elbano, che ha votato un presidente della Repubblica, quindi Ce n'è stato un altro, ma noi abbiamo chiarito un ce n'è aspetto a più, poi noi. ce n'è più di uno, qualcuno mi ha detto Lucchesi, quindi Ma che Dio ce ne uccido. scampi e totale, noi non stiamo assolutamente difendendo Marco Landi, che abbiamo mandato lì, vediamo se si crudela. Sì. Era perché secondo noi, Allora. a differenza di Lucchesi e di altri, diciamo che era, non più Elbano, però era... Rappresenta in questo momento, insomma, l'Elbanità a casa, cioè vive, lavora all'Isola d'Elba, famiglia qui, ovviamente Pino Lucchesi è stato fuori, ha fatto un altro tipo di carriera, però poi mi dicevano appunto, ci riprendevano, non c'era solo lui, c'era anche Pacini, Marcello Pacini, che è stato anche nella fondazione Lui che ti ha scritto, che cazzo pure questo? capito? Ah! Marcello Pacini, Sai insomma, perché? Perché io sti coglioni che gli è venuto in mente di questa scusola. Che ha eletto Ciampi, poi poi anche Dario Marina c'è stata anche, Mangi! mi sembra, aspetta, c'è tutto, no, Madonna no, 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 no. mia, lascia di stare quel bimbo, gli state sciupando un sogno. Qualcuno ha detto anche Modanese, è stato eletto 2 volte, per quanto era nato a Livorno, però era Buongiorno a tutti! campese, buongiorno, poi chi c'era? C'era la Tonetti di Dio Marina, insomma, sembra ci siano stati un po', però, A ragazzi, noi ci no, capiva niente. si garbava così, e poi, ragazzi, Poi a che tempi c'era l'edicola del bar? bravo, non era, ma le elezioni di quei tempi erano così social, No, ma salvate in cazzo voi, che quelli non avevamo da nemmeno, presentare ma pure, c'era nemmeno c'erano le elezioni alla cioè, fine. che invece in questo momento è tutto così Ma mediatico, lì, è tutto aspetta. così social, tutto così accentuato in un momento storico del genere, in piena pandemia, dove cercano di levarsi dai coglioni a Draghi, perché non sanno più come levarselo, perché ce l'hanno messo, ma ora se lo vogliono anche arrivare, perché dice, ora è arrivato un po' coglioni, dai, eh. Sai che ieri ho trovato la tessera elettorale e mi è uscita una lacrima. Eh Uscita la lacrima. sì, perché ho detto guarda un po' quando andavo a votare, non ricordi Ma ora, cazzo. noi, a noi tra poco ci tocca a Porta Azzurra. Scusa. Chi si mette? Il generale. E vabbè, non vuole essere chiamato generale. Pinotti. Pinotti? Papi. Sei sicuro? Sì, sono sicuro al 110%. 110% è tanta roviola Tanta alla roba, fine, eh. tanta roba. Pinotti Papi è la lista a Porta Azzurra, basta. Basta. Salvo che poi qualcuno gli venga a La mente di terza fare lista? il risai. Che c'è Guarda, qualcuno che parte qualcuno esattamente? nel suo cervello ce l'ha quest'idea, io gli dico calmati, ne Io sono d'accordo. falla andare a fare la terza lista. Sì, perché insomma, ha detto questa frase bellissima, ha detto, sai, con la voce, sai, sono andato in un bar e mi hanno detto, dice, perché non ti candidi sindaco? E io ho detto, dimmi chi è sti bar, che non ci vado più, perché uno che ti dice una cosa del genere è capace di t'avvelena. Sì, C'è uno sì. che c'ha un'idea così, vuole mettere il cervello nel caffè. Non ne vale la pena. Lasciamone, che è meglio, mi dice, siamo più tranquilli, giù. Lasciamoli scozzare loro, Oh, che giù. tra l'altro cambia Pinotti, però insomma Pinotti Papi è sempre storia comunque di Porta Azzurro. Sì. Poi, abbiamo detto, mi sono confuso. Quindi, per tornare a Landi, Landi ora è sulla 7, non ci risponde perché dice sono Italia 7 e finisco alle 9. Ragazzi, Collegate a Tea 7 però, ragazzi, potremmo un attimo, scusate. scusate. Conto, ragazzi, sono un attimo Italia 7, Allora, questa. tanto ora state facendo, visto che ora hanno votato Amadeus, Amadeus, hanno votato Angela, Alberto Angela, se no ci anche avrebbe una figura molto, allora, trovaci Alberto Angela al finale. ce lo fai un regalo, Andy?
scrive Nicola Albana. Sì, no, no, ma Sarebbe no, il bellissimo. soggetto, Stix. No, Che la io gente dico. dice Stix. Ma andare a vedere Stix. Cioè, Nicola Albana sarebbe Allora, io meraviglioso. Alberto Angela ce lo vedo bene, Presidente Repubblica, perché Sia Tromaci. che Cruciani. No, ma anche perché Angela si spiegherebbe a Quirinale tutto. C'ha 94 anni, quindi è l'età giusta per No, il figliolo. farlo. Ah, Il figliolo. figliolo, perché lo vede Perché Albano? bene? Perché lo vede bene? Perché quando arriva un capo di Stato, lui arriva e gli spiega tutto il Quirinale, co come è nato, i dipinti. Cioè, quando uno se ne va, si porta un bagaglio culturale italiano dietro, non indifferente. E sti cazzi, lo vogliamo dire o no? Sì. Oh, perfetto, abbiamo detto. Allora, torniamo alle notizie. Notizie di merda. Ci lascia Edi, quindi ragazzi, una delle Purtroppo sì. fondatrici di Vezzamenti Sani, Madonna che noi l'abbiamo davvero rappresentata con il sorriso fatto persona, perché quello era, cioè, quando ti giravi, la prima cosa che coglievi in lei era sempre quel È sorriso vero, è vero. sincero, spontaneo, solare, bella, nonna forte, in gamba. E Cosa che fa spesso con Nicola Albano, ha fatto anche sì. qualche riunione lì sotto a A Magazzini, insomma. magazzini, no, poi insomma, Ha poi fatto si conosce insomma, da una vita, quindi davvero è stata una perdita importante. E ieri era Asso e Trebbi, ieri Sì, ci aveva presa bene così, eh. ha lasciato Gennaio, anche, mese di rinascita, no, meno male, male. anche questi cazzi. Aldo De Santis invece è un personaggio storico di Portazzurro, ragazzi, fondatore del tennis club. Dovunque ho letto sempre la stessa frase, Sì, gentile educato. E educato. di questi tempi questa frase non esiste più. Chi No. è Un gentile signore educato? nei modi, nella maniera di fare, quindi vai da. Siete ignoranti. Oh, la passione di Regini in questi giorni. Il DTC, lo sapete, ragazzi, io vengo Quando piglia la le capanna capane, no? è marotta perché tardo a Ammetto, mettere. no, perché il DTC Cerboni, lo sapete, io. No, ma è bello, guarda che io la mia figlia lo fa, sto facendo il grafico, anche il tuo, vero? Zio. Anche il tuo è grafico. E comunque è una formazione ganza. Poi ti dico sempre io, per questa cosa dell'Enrico Lerbana, è una formazione importante. Ragazzi. Fa delle cose carine, ho visto la fai video, fa tutto. Bravo, quindi Poi va, vale, TG sono Cerboni, bravo io me. per esempio sono figlio di vanno al liceo, no? E tanto, però io sono legato al TG Io Cerboni perché penso di non esserci comunque, mai entrato, io sono legato perché guarda. A parte che comunque con la scuola c'avevo un brutto rapporto provengo da ragioneria, quindi questo è l'evoluzione della specie. della specie, no? Quindi ci tengo in particolar modo, ma mi sono molto piaciuti, più che perché su Facebook hanno presentato tutti i vari indirizzi che loro hanno, e sono addirittura 6 indirizzi. E la cosa che l'hanno fatta molto, molto bene, veloce, smart, essenziale. Quindi mettiamogli risalto. Oggi pubblicheremo l'ultimo indirizzo formativo che E lo offre pubblichiamo, TG Cerboni eh? e ve lo Se pubblichiamo. no sono Anche cazzate, perché il cazzoni. 28 finiscono le prescrizioni online. Oh, Sai che ti quindi puoi prescrivere, prendi no? la cornetta, l'ITC Cerboni ti Cerboni t'aspetta. aspetta. Oh. Buongiorno moglie, buongiorno Daniela, ragazzi, Adora veramente un signore. E buongiorno a Clarissa, Jetlag Damiani che ci scrive da Porto Ferrari. Poi, Sembra di importante, essere arrivato andiamo sbarato. a lavorare. Così una dedica, una Allora, canzone, domenica qualcosa. invece gioca il Portazzurro, eh? Ritorno di semifinale Coppa Toscana contro il Suvereto. Ah, per quanto via 3-3 mi sembra la scorsa volta, Sì, o mi sbaglio? vincevamo 3-0, 3-1, sono fatti mangiare, come si dice all'Elbana, il pipo dalle mosche. Ah. Dico bene, si vinceva 3-0. Voi seguite, ma che stai facendo? Voi seguite quello che dico, Sta parlando di sport, di Madonna. Parliamo di pallone, porta azzurro, Portazzurro su stagione Viareggio l'altra volta, Coppa finita Toscana, 3-3. 3-3. Ah, siamo già sì, allora E vedi. quando lo svegli poi dopo sì. Siamo fuori dalla coppa. Perché? Bisogna andare lì. No. Vabbè, se fa il risultato lì, non lo fai, eh. È dura. Lì c'è, dura. Ragazzi, Da 4 è un po' più improbabile, ma vince. nel frattempo, ricordiamoci, siamo anche a ridosso della giornata della memoria, per cui il 29 gennaio al Teatro dei Vigilanti, Renato Cioni, il treno parte domattina. Sono immagini, documenti, testimonianze sulla Shoah e ci sono dei nostri amici bravissimi, logicamente, che lo stanno organizzando e che lo stanno, Gemma Messori come testo e regia, e poi come attori e lettori c'è Gemma Messori, Marco Pianti e Arnaldo Gaudenzi. Quindi mi raccomando, Arnaldo. Arnaldo, la grande voce, di Arnaldo Gaudenzi. Quindi mi raccomando, se volete e dovete andare a questo spettacolo, anche potete direttamente contattare Arnaldo o comunque insomma, guardate su Facebook, su internet, perché c'è tutte le, il,
L'ingresso è gratuito, quindi mi raccomando, è un appuntamento Dai, importante anche questo. su, Eh? facciamo una chiamata? Ma Facciamo un sì. numero a caso? Sì. Sentiamo cosa ne pensa di questa elezione. Nel frattempo è iniziata la Vai. progettazione per il restauro e il nuovo allestimento del Museo Archeologico La Linguella. Quella. Vi sono arrivati un po' di soldini, Vero. stanno riorganizzando tutto l'impianto museale della Linguella, quindi sta funzionando, Ragazzi, lo smart sta viaggiando a palla di Sì, fucile, sì, sì. ha dato proprio un cambio di marcia, Valentina Anselmi, quindi Vero, vero. brava, brava davvero, perché si sta Vero, bravo. davvero... Pronto? Pronto, pronto, Pronto? pronto. Sì, siamo pronti. Dove Beh, pronto? andiamo? Come sta? Bene, voi? Bene, Sì, bene. ora sì. Mi sembra più educato stamattina. Stamane. È il nostro amico De Maiali. Come sta Maiale, ci chiedono? Ah, benissimo, è a dieta. No, Hai visto Maiale a dieta? no, è lui che ha messo la dieta a me. Ah, bravo, Quindi bravo, che bravo. mangio salsicce, carne. Vabbè, è logico, sarebbe candipalismo. Dici, ma che fai? Mangi mio Figlia fratello. male, figlia. Figlia male. Senta, l'ha saputo che c'è l'elezione del Presidente della Repubblica? Lei chi vedrebbe bene a Quirinale? Tessie. Un'impresa di delattizzazione, vedrei bene. Allora Madonna, mandiamo l'igiene service. Sì, veramente. nemmeno Che dire. bellezza. Diceva la nostra amica, ma Berlusconi come lo vedeva? Lo vedevo? Come l'avrebbe visto al Quirinale? Con l'occhio. Con gli occhi, giustamente. E non capire il senso della domanda. No, Come nel non senso, se ti sente? garbava come Presidente della Repubblica, se... Chi gli dà del tutto? Se no, scusi, scusi. Chi gli dà? Penso che farebbe qualche danno in meno come presidente che come premier. E come premier, ok, quindi... Se vuole andare proprio lì, datevi quella carica lì, almeno. No, mi quella carica. Lei che sta facendo in questo momento? Colazione, perché? Così. Non è venuto qui al beach a fare colazione stamattina? E Tutto, perdo tutto, grazie, ragazzi. non mi faceva il maiale. Ah, Non si viene. vedeva la candela sporca. Io La sella. pagherei per scoprire veramente chi si c'era dietro questo telefono che ci Ma il risponde maiale lo ogni cavalca a mattina. pelo o con la sella? Magari è molto timido e vuole mantenere l'incognito, per cui mi ha detto di non rilasciare informazioni su di lui. Allora, Ho niente, non capito. parliamo, Allora, maiale. noi possiamo augurare a lei al maiale una buona giornata. Io prendo maiale a voi? Possiamo? Sì. Certo. Allora, buona giornata. Grazie. Grazie. A voi. Abbiamo fatto un articolino carino, Sì, sul barlume, perché il barlume tutti ormai si dà per scontato dei soliti attori, ma abbiamo invece Ludovico Fiorentini, che è il piccolo attore che interpreta Ampelino, cioè il figlio di Tizi e di Massimo nella serie. Però è figlio dei tutti nostri hanno concittadini. invidiato Ludovico perché c'è nelle foto e ha polpato alle puppe Sì, di Enrica Schiglio. Quindi quindi tutti siamo un po' Ludovico. ci sentiamo in quei momenti Siamo molto, Ludovico. Ludovico. Ludovico, sappi che sei tutti noi. Sei tutti noi e crescerai bene, di Crescere bene. sicuro, perché sei cresciuto lì in mezzo, ormai. Ah, che spettacolo! Nel frattempo c'è stato anche il convegno L'acqua che c'è, Acqua che c'è. quindi l'abbiamo mandato in onda, è durato 5-6 ore, insomma, Era una bella maratona, una bella maratona. stava venendo Mentana Mentana a addirittura. dirigerlo, quindi comunque molto interessante, molto tecnico, ma anche semplice a Memoria. livello di fruibilità. Quindi seguitelo perché ha dato molti spunti importanti. Salutiamo a Umberto Giovi dalla Ci Talanga. manda un link, ma non possiamo vederlo, vediamo in diretta, lo vedremo dopo. E tanto se vi diciamo Allora, ciao. salutiamo gli amici di Instagram e vi ringraziamo di essere stati anche questa mattina con noi e Instagram l'abbiamo mandato. Fatevi due risate, quindi guardate il video di Umberto Giovi e fatevi due risate. Dall'edicola Albana Show, per ora è tutto, a voi la linea. A voi Ciao! studio.